Allora, il Comitato di Radicali Italiani, oggi è 12 luglio 2014, incontriamo Alessio Di Carlo, compagno radicale abruzzese di Pescara, che è in qualche modo reduce, esce da un'esperienza elettorale a Pescara, per la lista appunto per la Grande Pescara, e gli chiediamo appunto all'inizio questa esperienza come è andata e poi gli chiederemo una cosa che riteniamo importante riguardante un referendum che c'è stato. Dunque, intanto grazie, guarda, tengo il microfono da qui sopra, così. E, intanto grazie, si è trattato di un'esperienza molto, molto bella, un'esperienza che vedeva me, candidato sindaco di questa lista civica, dei candidati amici radicali in lista e anche degli altri candidati invece estranei al movimento radicale. Alcuni facevano parte di Fare per fermare il declino, altri invece erano del tutto estranei alla politica, diciamo così. Tutti comunque eravamo alla prima esperienza elettorale. Il risultato della lista è stato assai modesto, uno 0,6% il risultato, però posso dire che l'esperienza ha avuto molti risvolti positivi. Innanzitutto direi che il primo effetto positivo è stato quello di, proprio per noi, per la pattuglia radicale che in qualche modo ha promosso questa iniziativa, è stata quella di aver allargato il giro, no? Di aver conosciuto e coinvolto altre persone e aver scoperto anche tanta, tanta possibilità di lavorare insieme su tanti temi magari a noi vicini. E tant'è che questa esperienza non è terminata, nonostante l'esperienza elettorale sia conclusa, e prosegue, va avanti, quindi a fianco all'attività di Radicali Abruzzo proseguiamo questa attività più ampia con l'associazione La Grande Pescara. Alessio, quando abbiamo fatto una trasmissione anche per promuovere questa lista, tra i programmi appunto e le iniziative in progetto ci avevi parlato al pubblico di Liberi TV di un referendum per l'accorpamento di più comuni e Pescara e alcuni comuni limitrofi per creare una grande area metropolitana. Ecco, è interessante questo anche perché mi sembra scontato dire, però lo diciamo per il pubblico di Liberi TV, che è una tematica radicale quella delle aree urbane, delle aree metropolitane. Com'è andato? È andato bene, questo diciamo è l'altro aspetto, l'aspetto elettorale, ma del resto era un aspetto al quale, rispetto al quale non potevamo avere aspettative particolarmente ambiziose, l'aspetto elettorale diretto. Invece l'aspetto referendario è andato molto bene, perché come hai ricordato tu si trattava di un referendum consultivo per l'aggregazione del comune di Pescara con due comuni limitrofi di dimensioni minori, uno dei tre in particolare sembrava piuttosto restio a digerire questa fusione che veniva vista piuttosto come un accorpamento. Ebbene, il risultato del referendum, seppure per una manciata di voti, in questo caso parliamo di 400 voti su 10.000, quindi davvero pochini, ha dato una maggioranza di sì. Con un flusso alle urne molto alto, perché ricordiamo che quel referendum si è giocato in concomitanza con le europee e nel caso dell'Abruzzo anche con le regionali, quindi il traino delle consultazioni importanti ha fatto sì che anche i referendum fossero molto, molto, diciamo così, molto seguiti, e quindi il risultato è stato molto importante. Adesso starà al neo presidente della giunta regionale presentare un progetto di legge regionale per aggregare per la formazione del nuovo comune. Ti rubo un altro secondo per dire che sulla scia di questo referendum altri due comuni limitrofi a Pescara, che sono Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino, hanno già chiesto di entrare a far parte della costituendo nuovo comune. Processo che sarà leggermente più lungo
almeno fin tanto che resteranno le province, perché sono due comuni appartenenti alla provincia di Chieti, benché assolutamente attaccati a Pescara, però ecco un progetto che inizia a diventare veramente interessante. Alessio, detto questo, qualche commento un pochino sull'andamento dei lavori del Comitato, penso che sia doveroso. Guarda, un comitato strano, stranissimo, fino a poco fa, adesso come hai ricordato siamo al 12, quindi siamo alla giornata di sabato, fino a che non è intervenuto Marco Pannella, direi addirittura siamo stati quasi scarsi di interventi, cioè c'era quasi carenza di oratori, devo dire. Tutto sommato direi un comitato che rispecchia, questa è la mia interpretazione, lo stato del movimento. Un'area da separati in casa, una grande stanca, non meraviglia che gli iscritti diminuiscano, mancanza di prospettiva per il futuro, si parla di scioglimento dei radicali italiani, che è una prospettiva che, lo dico senza mezzi termini, trovo ridicola, nel senso che se una struttura politica in ambito radicale oggi esprime politica, cioè esprime dibattito, confronto, anche aspro a volte, elaborazione, questa è Radicali Italiani, più di ogni altra. Pensare di chiudere Radicali Italiani, trovo una prospettiva veramente incredibile, però staremo a vedere, poi alla fine, come sempre, forse qualcuno spera che Marco tiri fuori il coniglio dal cilindro. Allora, ringrazio Alessio Di Carlo, che ricordiamo è presente qui con la pattuglia di Radicali Abruzzo, con Dario Boilini, con Roberto Di Masci e Pina De Gregorio, penso che non di aver dimenticato nessuno. Ok, perfetto, e grazie di essere stato qui con noi su Libri TV e a presto.